Allora io mi attengo Questo strettamente coso in al mano programma di tutto il giorno. lavori che avevamo stilato, quindi concludo quello che avevo detto contabilmente, voglio darvi una nozione, un seguito. Allora questa è l'audizione di Regis Empel, ex dirigente della società Clearstream, davanti alla commissione parlamentare francese sul riciclaggio. Estratto del verbale della seduta di mercoledì 19 settembre 2001. Presidente Vincent Pellon, relatore Arnold Montebourg. Presidente, arriviamo al punto che è molto complicato e tecnico, come avete detto. Avete parlato di riciclaggio effettuato attraverso il sistema di Clearstream. Vorrei che lei ci precisasse esattamente e nel modo più semplice qual era questo sistema che era stato messo in opera e che permetteva il riciclaggio. Cercherò di riassumere. Ho impiegato 20 ore a spiegare ad altri specialisti il modo del funzionamento e solo ora hanno cominciato a capire. Riassumerò senza entrare troppo nei dettagli. Bisogna innanzitutto sapere che nel sistema CEDEL solo le banche sono clienti, almeno inizialmente, perché ora ci sguazzano un po' tutti. Multinazionali, clienti privati e banche centrali. Semplifico molto. Quando una banca voleva far passare una transazione occulta, parlava con un dirigente di CEDEL e noi correggevamo. Facevamo dell'hard coding nel programma, correggevamo l'istruzione che stava per passare. Prendiamo una istruzione di acquisto, una vendita, un movimento di fondi o di titoli, che è quello di cui abbiamo parlato prima. La facevamo sparire o la spostavamo su un altro conto. Era questo l'hard coding delle correzioni nel programma sorgente. Era per questo che avevo stampato in CEDEL i programmi sorgenti. Potete informarvi perché è l'aspetto più proibito dell'informatica. Presidente, potrebbe spiegarci esattamente come funziona? Prendiamo una transazione, per esempio, di vendita di titoli. Questo vuol dire che in un certo momento questa operazione sparisce dal sistema. Sparisce, è la risposta. Non c'è differenza nei saldi se si controllano i saldi, è esattamente la stessa cifra. Quando si controlla il saldo globale è tutto a posto ed è solo quello che viene controllato. Presidente, che legame c'è? Che legame c'è tra i conti non pubblicati e le operazioni di cancellazione delle tracce delle transazioni di cui avete parlato? Sono complementari. Per fare del riciclaggio si può usare il sistema normale, il sistema dei non pubblicati e quell'altro. Se ci si mette d'impegno si può fare anche con il sistema normale. Bisogna solo conoscerlo molto bene, tutto qui. Nel Lussemburgo questo non è stato capito. Si credeva che fosse solo l'hard coding che lo permetteva, il riciclaggio, e invece no. Il sistema in sé, per come funziona, dà la possibilità di fare tutto. Ho chiesto alla commissione bancaria se l'audit informatico non esiste. Finché non c'è l'audit, tutto è possibile. La struttura informatica, che ormai 30 anni, è sempre lì. Ed ora veniamo ad Euroclear. Assemblea nazionale Francia, undicesima legislatura, documento numero 2311. Missione di informazione comune sugli ostacoli al controllo e alla repressione della delinquenza finanziaria e dal riciclaggio dei capitali in Europa. Presidente Vincent Pellon, relatore Arnold Montebourg, audizione di Pierre Francotte, direttore generale di Euroclear Bank, estratto del verbale della seduta del 24 aprile 2001. Francotte, nel gruppo Euroclear Parigi e Bruxelles trasferiamo valori attivi per 82.000 miliardi di euro all'anno. Il Presidente, quanti conti avete, pubblicati e non? Francotte, abbiamo in tutto 1.864 clienti ed un totale di 6.880 conti, di cui 4.376 sono non pubblicati, ossia i due terzi, e 2.504 sono pubblicati. Il Presidente, questo vuol dire che tutti i conti non pubblicati sono legati ad un conto pubblicato e che si tratta di sottoconti? Pier Francotte, abbiamo circa 140 conti per dei clienti che non hanno nessun conto pubblicato, in gran parte si tratta di banche centrali. E perché queste preferiscono che non si sappia assolutamente che esse utilizzano quei conti? Il Presidente, ci sono dunque dei conti che non appaiono da nessuna parte. Sarebbero quei 140 conti che, secondo voi, appartengono alle banche centrali. Pier Francotte. E così, non ci sono solo delle banche centrali, ma si tratta soprattutto di banche centrali, come anche di altri clienti che non vogliono risultare come utilizzatori del sistema Euroclear. Questo significa che generalmente la controparte non li vedrà nella sua lista. Io ho finito. Vai.